Amen, amen. Ancora una volta voglio ringraziare Dio per questa opportunità che Lui mi sta dando e anche il Pastore Petrone per avermi invitato ancora una volta. Ed è una gioia, un onore poter condividere con voi quello che Dio ha messo e sta mettendo nel mio cuore. Voglio iniziare subito dalla parola e voglio leggere con voi qualche verso che troviamo scritto in Matteo, al capitolo 24. Leggeremo dal versetto 36 al versetto 39. Gesù dice: Ma quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno li sa, neppure gli angeli del cielo, neppure il Figlio, ma il Padre solo. Come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni prima del diluvio si mangiava, si beveva, si prendeva moglie, si andava a marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e la gente non si accorse di nulla finché venne il diluvio che portò via tutti quanti. Così avverrà alla venuta del figlio dell'uomo. Questo è un passaggio che il Signore ha messo nel mio cuore questi giorni a seguito di qualcosa che Lui mi ha mostrato, mi ha fatto vedere. Voglio confidarvi che non sono una persona che molto spesso vede visioni o che ricevo qualche cosa, qualche visione, qualche sogno, però ogni tanto il Signore mi fa questa grazia e mi fa vedere qualcosa. Settimana scorsa ero in chiesa, stavo lodando il Signore. E mentre stavamo lodando il Signore insieme con gli altri fratelli, ad occhi chiusi, il Signore mi fa vedere un orologio grande, un orologio importante, che cade dal cielo. Questo orologio cadeva dal cielo e si frantumava a terra. Dopodiché, girandomi intorno per vedere che cosa stava succedendo, iniziai a vedere i monti che si scioglievano e si frantumavano. Iniziai a vedere tutte le ricchezze di questa terra come se fossero state messe insieme, che venivano arse, bruciate, si scioglievano in quel fuoco che bruciava. E iniziai a vedere tutte le cose importanti, stabili di questa terra che venivano meno. E ad un certo punto guardai a terra e guardando a terra vidi che i miei piedi posavano su una roccia forte, una roccia stabile, potente, e non ero solo su quella roccia, c'erano altri fratelli, c'erano sorelle che stavano lodando il Signore insieme a me. E mentre noi lodavamo il Signore, questa roccia ci portava in alto. Sotto la roccia non c'era più la terra, c'era un mare, e il Signore ci portava in alto sopra questa roccia. Ringraziai il Signore di questa visione e compresi che il Signore mi voleva far vedere, capire che i tempi stanno finendo. L'orologio che cadeva significa proprio che il tempo sta per scadere, il Signore sta per ritornare, tutto deve passare. E mi è venuto subito alla mente quel verso dell'Apostolo Pietro che dice che ogni cosa sarà arsa dal fuoco. Ma noi non dobbiamo essere arsi, quali non dovete essere voi per santità di condotta e per pietà. Ringrazio Dio perché il Signore ogni volta che ci fa vedere qualcosa è per il nostro bene, ogni volta che ci parla è perché ci vuole benedire. Io credo tu che stai ascoltando questa sera che il Signore vuole benedire la tua vita, il Signore vuole avvertirti che lui è alla porta, lui sta per ritornare e il suo ritorno è qualcosa che tu devi attendere nella posizione giusta. Noi sappiamo che c'è un giudizio che sta per abbattersi su tutta l'umanità. Gesù sta dicendo in questo passaggio che abbiamo letto che come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Se noi torniamo indietro per vedere com'era il mondo, come erano le persone al tempo di Noè, come funzionavano le cose al tempo di Noè, noi leggiamo in Genesi al capitolo 6, dal versetto 11 al versetto 13, c'è la descrizione di quello che Dio vedeva e guardava dal cielo e di come erano gli uomini. E
Ora la terra era corrotta davanti a Dio. La terra era piena di violenza. Dio guardò la terra ed ecco era corrotta, poiché tutti erano diventati corrotti sulla terra. Allora Dio disse a Noè: Nei miei decreti la fine di ogni essere vivente è giunta, poiché la terra a causa degli uomini è piena di violenza. Ecco, io li distruggerò insieme con la terra. A causa della malvagità, a causa della corruzione di quel tempo, a causa della malvagità nella quale versava l'intera umanità, Dio si pente di aver fatto l'uomo e dice: Nei miei decreti la fine di ogni essere vivente è giunta. C'è stato un giudizio da parte di Dio sull'umanità di quel tempo, perché? Perché erano corrotti, perché vivevano nel male, perché non amavano Dio e non amavano la sua parola, si erano allontanati così profondamente dalla parola e dalla voce di Dio che Dio non li riconosce più. Dio dice: Mi pento di aver fatto l'uomo. Non è più quella creatura che è stata fatta a mia immagine e mia somiglianza. Ora l'uomo non è che carne, è dominato dalla carne, è dominato dalle passioni di questa vita e si è profondamente allontanato da me. E proprio come quel tempo, se noi guardiamo al tempo nel quale stiamo vivendo oggi, l'umanità è lontana, come in quel tempo, anche oggi, lontana dalla parola di Dio, lontana dal volere di Dio. Tutta l'umanità è nella violenza, tutta l'umanità è nel peccato, tutta l'umanità è dominata dalla carne. In quel tempo il Signore disse: L'uomo non è che carne, anche oggi, l'uomo non è che carne. E proprio per questo, oggi come allora, c'è un tempo fissato da Dio nel quale il suo giudizio arriverà. È scritto nella parola di Dio che alla fine il Signore giudicherà tutti, vivi, morti. Ci sarà un tempo in cui tutti passeremo davanti al tribunale di Dio, ma oggi come allora c'è un qualcosa che il Signore fa. Nonostante ogni uomo fosse meritevole del suo castigo, nonostante anche oggi ogni uomo è meritevole del suo castigo, poiché in Romani al capitolo 6, versetto 23 dice che il peccato ha un salario e il suo salario è la morte. Nonostante Romani 3, 23 dice che tutti hanno peccato, tutti sono privi della gloria di Dio. Romani 3, 10 dice: Non c'è nessun giusto, neppure uno. Se andassi in giro con una lente d'ingrandimento a cercare un giusto, non lo troveresti, poiché il Signore stesso ce lo dice: tutti hanno peccato, tutti hanno abbandonato la legge di Dio, tutti sono meritevoli del castigo di Dio, come in quel tempo. E il Signore ha stabilito un giorno nel quale ci sarà una giustizia, un giudizio. Ma insieme con il suo giudizio, insieme con la sua giustizia, il Signore si ricorda di avere pietà. E al capitolo 6, versetto 8, c'è un verso straordinario, dice che in quel tempo Noè trovò grazia agli occhi del Signore. Alleluia. Dio lascia una porta stretta, ma una porta aperta, e che è la porta della grazia, aperta proprio per Noè e per la sua famiglia. Sta per abbattersi il giudizio, sta per abbattersi l'ira di Dio, sta per abbattersi veramente ciò che il peccato merita, la morte, ma Dio lascia una porta aperta e questa porta è la porta della grazia. Chiunque crede alla parola di Dio, chiunque si vuole convertire, chiunque si vuole ravvedere, può passare attraverso questa porta ed essere salvato. Gloria a Dio. Allora come oggi, Efesini 2:8. La parola di Dio ci dice che anche oggi, per grazia, noi possiamo essere salvati. È un dono di Dio. Per grazia tu puoi essere salvato. C'è un giudizio, sì, ma Dio ha riservato una porta aperta per te attraverso la quale tu puoi essere salvato ed è la porta della grazia. Gloria a Dio. E allora il Signore inizia a parlare a Noè e gli dice in Genesi al capitolo 6, dal versetto 14 al 16. Dice: Fatti un'arca di legno. E gli dice: La farai così,
La farai lunga tanto, larga tanto, la farai a tre piani, le farai una finestra in alto, una porta di un lato e Noè inizia a ricevere tutte queste informazioni che sono l'insieme della parola di Dio, le istruzioni di Dio. Noè ascolta e ubbidisce. Ora Noè è consapevole di quello che Dio gli sta dicendo. È consapevole che il giudizio sta per abbattersi, ma che lui sta entrando nella grazia. Allora inizia a ricevere queste parole e Noè inizia a mettere ogni tavola a suo posto. Ogni tavola incollata al suo posto, ogni trave al suo posto. E inizia a fare tutto ciò che il Signore gli sta dicendo. Questa costruzione dura circa 100 anni. Quando Noè mette insieme tutto quello che Dio gli ha detto, finalmente l'opera è finita, si allontana e allontanandosi vede quest'arca che è grandissima, che è straordinaria, che è imponente. Mentre Noè stava lavorando, non aveva, la completa visione di quello che Dio voleva fare attraverso di lui, ma quando l'opera è finita, io mi immagino Noè che si allontana e allontanandosi guarda quest'arca. E quando guarda quest'arca, lui non guarda semplicemente una grande arca di legno, lui guarda la grazia di Dio per la sua vita. Lui riesce a scorgere il perdono di Dio e lui riesce a vedere la sua salvezza. E allora anche oggi, come allora, la voce di Dio, la parola di Dio sta giungendo fino a te, caro fratello, sorella, amico. La parola di Dio, proprio come ai tempi di Noè, è stata rivolta a Noè, sta arrivando e sta entrando nella tua casa, sta entrando nelle tue orecchie, si sta depositando nel tuo cuore. E proprio come Noè, tu puoi fare una cosa, tu puoi mettere insieme tutte quelle parole che Dio ti sta rivolgendo. Proprio come Noè, tu puoi prendere la tua Bibbia tranquillamente da casa e iniziare a leggere, iniziare ad immagazzinare quello che è la parola di Dio per la tua vita. Non ci può essere grazia e salvezza se prima non c'è la parola. Non ci può essere veramente una rivelazione di quello che è il perdono e la grazia di Dio se prima non c'è la parola. Bisogna iniziare ad ascoltare, a leggere, a comprendere la parola di Dio. In Osea, capitolo 4, versetto 6, il Signore dice, il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Questa è una realtà anche al giorno d'oggi. Se noi non abbiamo conoscenza della parola di Dio, noi non possiamo entrare nella vita e nella salvezza e di conseguenza ci sarà la morte. E quindi il primo passo è udire, ascoltare e conoscere la parola di Dio. Anche perché in Romani al capitolo 10, versetto 17, la parola ci dice che dall'udire la parola di Dio viene la fede. Così la fede viene da ciò che si ascolta e ciò che si ascolta viene dalla parola di Dio, ma la fede viene dall'ascoltare la parola del Signore. E quando tu hai fede, tu puoi vedere la grazia. E quando tu immagazzini, quando tu ricevi, quando tu ascolti, quando tu leggi la parola di Dio, quando tu metti ogni frase a suo posto, ogni tavola della parola di Dio a suo posto, tu ti puoi allontanare con gli occhi della fede, tu puoi vedere la grazia di Dio. E la grazia di Dio è salvifica per te questa sera. C'è un tempo nel quale stiamo vivendo che tutti gli uomini si allontanano, vivono nella malvagità, nell'errore, nel peccato, ma la grazia di Dio vuole riversarsi nella tua vita. Ricevi la parola di Dio questa sera, ricevi. E quando Noè si allontana, vede quest'arca e al capitolo 7, versetto 1 di Genesi, il Signore dice qualcosa a Noè. Gli dice: entra nell'arca tu con la tua famiglia. Il Signore disse a Noè: entra nell'arca tu con tutta la tua famiglia. C'è qualcosa di curioso qui, perché il Signore sta dicendo a Noè: entra in quest'arca di legno.
perché io voglio salvarti. Ma spiritualmente, questa sera il Signore vuole parlare alla nostra vita. La parola arca viene dall'ebraico tevah. C'è questa parola ebraica tevah, che significa contenitore, significa cassa, può significare anche pulpito, ma tra i vari significati c'è anche il significato di parola. Quindi arca, tevah, significa anche parola. E questo è potente per noi, è un significato profondo per ognuno di noi, perché il Signore questa sera, proprio come disse a Mosè, entra nell'arca, sta dicendo ad ognuno di noi, entra nella mia parola. È buono che tu conosci, è buono che tu stai ascoltando, è buono che tu stai ricevendo e stai mettendo ogni tassello del messaggio di Dio insieme, ma una volta che hai compreso, una volta che hai visto, entra nella mia parola. Entrare nella parola non significa semplicemente ascoltare la parola. Entrare nella parola non significa semplicemente avere una conoscenza teorica o teologica di quello che è il messaggio di Dio. Entrare nella parola di Dio significa praticarla, significa viverla, significa permettere a Dio di cambiare la nostra vita e mano a mano che noi entriamo, noi sperimentiamo cosa significa essere cambiati, essere trasformati secondo quella parola. Gloria a Dio, il Signore ti sta chiamando ad entrare nella sua parola. Che cos'è questa parola? Lo sappiamo benissimo. Giovanni, capitolo 1, versetto 1. È scritto così: nel principio era la parola. La parola era con Dio e la parola era Dio. E al versetto 14 è scritto così: e la parola si è fatta carne. Ed ha abitato per un tempo fra noi, piena di grazia e di verità, e noi l'abbiamo contemplata. Abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre, gloria a Dio. Gesù è la parola di Dio, Gesù è quest'arca di salvezza, Gesù è la grazia di Dio riversata oggi sulla tua vita. Se tu oggi ascolti questa parola, se tu metti insieme ogni cosa, questa sera il Signore vuole dirti che Gesù è la tua salvezza. E proprio come dice questo versetto che oggi, che adesso in questo momento stai guardando, Gesù stesso dice, chiedo alla regia di rimettere quel versetto perché è molto bello e molto interessante. Allora Gesù disse ai suoi discepoli, se uno vuole venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda la sua croce e mi segua, gloria a Dio. Gesù è l'arca di salvezza, ma Gesù è anche la parola. Gesù è colui che è stato dato per la tua salvezza, per il perdono dei tuoi peccati, ma lui è anche la parola di Dio. E il Signore sta dicendo: entra in Gesù, entra nella parola, permette alla parola di cambiarti. Permette alla parola di trasformarti, permette alla parola di fare di te una nuova creatura, una nuova persona. Gesù dice: chi vuole venire dietro a me, rinunci a se stesso. Ecco come entrare nella parola. Bisogna che impariamo, fratelli, sorelle, amici, a rinunciare a noi stessi, ai nostri pensieri, alle nostre passioni, ai nostri progetti, ai nostri desideri, a quello che noi pensiamo sia giusto e iniziare ad accettare, a ricevere quello che Gesù ci sta dicendo, quello che è la parola di Dio nella nostra vita, perché il Signore ci vuole cambiare, amen. E noi vogliamo essere di quelli che cambiano secondo la parola. Gesù disse in Giovanni 5:39: voi investigate le scritture perché pensate di aver per mezzo di esse vita eterna, ed esse sono quelle che rendono testimonianza di me. Voi investigate le scritture, noi riceviamo le scritture, noi vogliamo conoscere le scritture, ma le scritture ci parlano di Gesù, le scritture ci parlano del modello perfetto che Dio ha dato per ognuno di noi. E il Signore sta dicendo che ognuno di noi deve arrivare a quel modello, deve essere cambiato secondo Gesù. E tu, entrando nella parola, tu permetti a Dio di trasformarti. Fratello, sorella, se tu rimani con una conoscenza materiale, teorica, mentale, di quello che la parola di Dio è buono,
Ma se tu non cammini secondo quella parola, tu perdi il frutto, tu non vieni trasformato, tu non diventi simile a Gesù. E il Signore ti vuole simile a Gesù. Il Signore ti vuole riportare come era l'uomo all'inizio, fatto immagine e somiglianza di Dio. Gloria al Signore. Se voi vi ricordate, c'è stato un momento in cui Mosè si avvicina al pruno ardente. E avvicinandosi al pruno ardente, il Signore lo ferma e gli dice: Mosè, non ti avvicinare qua. Prima di avvicinarti, togliti i calzari dai piedi. Seguimi per un attimo in questo. Prima di avvicinarti a me, prima di entrare nella mia presenza, prima di avere un incontro che salva, che cambia, che caratterizza la tua vita, tu per avvicinarti devi toglierti i calzari. Significa l'abbandonare fuori dalla presenza di Dio tutte quelle cose che non piacciono al Signore. Le scarpe, i calzari erano la parte più sporca del vestimento, dell'abbigliamento di una persona a quell'epoca come oggi. E rappresentano proprio la parte più sporca. E il Signore sta dicendo: prima di entrare nella mia presenza maggiormente, devi essere disposto ad abbandonare certe cose. Entrare nella parola significa lasciare fuori ciò che non piace a Dio, conformarsi alla sua volontà. E il Signore ci sta invitando ad entrare, ad entrare, ad entrare. C'è stato un momento in cui Pietro era sulla barca, sbattuta dalle onde, nella tempesta, nella difficoltà della vita, e guardando da lontano, mentre lui è nella tempesta, vede Gesù che cammina sul mare e si avvicina a loro. Che il Signore possa fare in modo che ognuno di noi possa realizzare quanto Gesù è potente proprio nei nostri problemi, proprio in quella situazione che tu stai vivendo adesso, proprio nella tua tempesta, nelle tue difficoltà. Che il Signore faccia grazia, che tu puoi realizzare che il Signore è al di sopra. Il Signore cammina in mezzo alla tempesta, sopra le acque. Il Signore non è toccato dai tuoi problemi. E proprio in questo tempo il Signore ti sta invitando ad uscire fuori. Pietro dice: Signore, se sei tu, comandami di venire da te sull'acqua. E il Signore gli dice: vieni. Pietro lascia la barca, la sua sicurezza, e posa i suoi piedi sull'acqua. Pietro è consapevole che l'acqua non può sorreggerlo, è consapevole che i suoi piedi, poggiando sull'acqua, non rimarrà su una base stabile, sa che l'acqua non può sorreggerlo, non può tenerlo. Pietro non vuole camminare sull'acqua, Pietro cammina su questa parola che gli viene data da Gesù: vieni. E il Signore vuole che tu cammini nella sua parola, sulla sua parola, conforme alla sua parola, che tu fai affidamento sulla sua parola, piuttosto che nelle tue sicurezze, piuttosto che rimanere nelle tue sicurezze, scendi dalle tue sicurezze, entra nella parola di Dio e fai in modo che il Signore ti possa mostrare quanto le sue parole sono vere. Quanto quello che ti ha promesso è realtà, quanto quello che lui ti sta dicendo ti può tirare fuori da quella tempesta che sta abbattendo, sta distruggendo la tua vita, soltanto se tu hai il coraggio di uscire dalla tua sicurezza ed entrare nella parola di Dio, tu vedrai come i tuoi piedi poggeranno su una superficie stabile e tu camminerai sopra l'acqua come Pietro. Vorrei prendere con voi. Non voglio essere troppo lungo questa sera. Vorrei prendere con voi Giosuè capitolo 1, i primi tre versetti. Dopo la morte di Mosè, servo del Signore, il Signore parlò a Giosuè, figlio di Nun, servo di Mosè, e gli disse: Mosè, mio servo, è morto. Alzati dunque, attraversa questo Giordano, tu con tutto questo popolo, per entrare nel paese che io do ai figli di Israele. Ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà, io ve lo do, come ho detto a Mosè. Il Signore dice a Mosè, a Giosuè: alzati attraverso il Giordano. Lo sta dicendo a tutto il popolo, e noi sappiamo che il Giordano è figura nel Nuovo Testamento di battesimo, è figura anche di morte. Ora, per entrare nel paese, per entrare nella terra promessa, per sperimentare le promesse di Dio, c'è bisogno che impariamo a morire a noi stessi e
e attraversare questo Giordano. E il Signore dice: ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà, io ve lo do come ho promesso a Mosè. Ora, per entrare e per godere della terra promessa, c'è stato bisogno che attraversassero il Giordano e c'è stato bisogno che posassero i loro piedi su quella terra. Signore, ti vuole dire, se tu rimani fuori e hai una visione esterna di quello che è il paese di Canaan, se tu rimani fuori e hai una visione esterna di quello che è la terra promessa, di quello che è il regno di Dio, di quello che è l'arca, tu avrai una conoscenza teorica, ma per godere i frutti della grazia di Dio, tu devi entrare e devi iniziare a camminare, devi iniziare a calpestare, devi iniziare a mettere i tuoi passi in linea e sopra la terra promessa. Il Signore sta dicendo: soltanto quando tu cammini nella mia parola, io ti darò il frutto della parola. È buono conoscere, è buono sapere, è buono studiare, ma il Signore ti farà vedere le cose nella tua vita soltanto quando tu sei disposto a camminare in quello che stai conoscendo, in quello che stai ricevendo. Soltanto quando tu pratichi la parola, tu ricevi il frutto di quella parola. Soltanto tu, quando tu inizi a camminare secondo quello che Dio ti ha dato, tu vedrai l'azione soprannaturale nella tua vita. E il Signore dice: tutti quei luoghi che la pianta del tuo piede calcherà, io te lo do. Io ti voglio dare tutto ciò che tu praticherai nella tua vita. Entra nell'arca, entra nella Tevah, entra nella parola. Questa sera il messaggio non vuole essere troppo complicato, ma è quello che il Signore mi ha dato. Entra nella parola, non ti accontentare di guardarla da fuori. Abbi la stessa esperienza che hanno avuto i discepoli. Qual è stata l'esperienza dei discepoli? Prendiamo prima Giovanni, capitolo 1. E dopo questo concluderemo. Prima lettera di Giovanni, capitolo 1. Hanno avuto un'esperienza con il Signore, con la parola di Dio. E dissero così: quello che era dal principio, quello che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita. Il Signore vuole che tu hai una progressione nella tua fede. Che tipo di progressione? Tu vieni al Signore quando ascolti la sua parola, Romani 10:17, chi ascolta la parola di Dio riceve qualcosa, si crea la fede. Dopo aver ascoltato, dopo aver udito, che cosa succede? Gli occhi spirituali si aprono e inizi a vedere la grazia di Dio, inizi a vedere Gesù nella tua vita attraverso gli occhi della fede. Dopodiché, che cosa succede? Abbiamo contemplato. Che cosa significa contemplare? Guardare a lungo e intensamente. Perché non puoi ricevere una visione di chi è Gesù e guardarlo superficialmente. Lui è il più bello fra mille, i tuoi occhi vengono rapiti dalla sua bellezza, dalla sua gloria, da chi lui è, e allora non puoi fare altro che ammirarlo. E questa sera ti chiedo, quando chiudi i tuoi occhi materiali, gli occhi della fede, scorgono Gesù nella tua vita, vedi Gesù vivo nella tua vita, vivente, reale, hai quella comunione reale con il Signore, lo stai contemplando? E allora udire, vedere, contemplare. Ma alla fine dice: quello che le nostre mani hanno toccato. C'è stata un'esperienza diretta, c'è stata veramente un'esperienza fisica. Hanno toccato, hanno assaporato, hanno visto che Gesù era vero, che la parola era vera, l'abbiamo toccata, l'abbiamo sperimentata. Il Signore sta dicendo: tu puoi arrivare a toccare quello che è la mia presenza nella tua vita. La parola che ti ho dato è vera, non è qualcosa di così, come un fumo, come qualcosa che non puoi vedere. No, la parola che ti ho dato, la parola che stai ricevendo, è spirito e vita, ma è anche sostanza. Se tu la prendi per fede, le cose che non si vedono diventano reali. Se tu inizi a viverla, a praticarla, tutto ciò che non si vede diventa visibile per te.
E allora le nostre mani hanno toccato e il Signore ti sta dicendo: entra nell'arca. Entra nella salvezza, ricevi Gesù per grazia, sì. Conosci la parola di Dio, studiala, sì, ma ancora di più il Signore sta dicendo: se vuoi essere salvato, se vuoi essere veramente colui che passa per la porta della grazia, tu inizi a praticare, a seguire Gesù. Ciò che lui ha fatto, fallo anche tu. Ciò che lui ti sta dicendo, cammina in quella parola. Oh, allora tu sarai sorretto sopra l'acqua. Allora tu veramente conoscerai quel fuoco che ravviva. Allora veramente tutto ciò che i tuoi piedi calcheranno diventerà realtà per te. Allora tu sarai dentro l'arca e vivrai nella grazia. E vivrai nella grazia. Perché tutto questo? Voglio leggere con voi l'ultimo versetto. Matteo 24, 35. Perché la parola? Perché praticare la parola? Perché conformarsi alla parola? Matteo 24, 35. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Gloria a Dio. Il cielo e la terra passerà, ma la parola di Dio non passerà. E se tu ti conformi a questa parola, se tu vivi in questa parola, se tu permetti a Gesù di trasformare la tua vita alla sua stessa immagine, neanche tu passerai, perché ancora è scritto in 1 Giovanni 2:17: il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Alleluia. Allora il Signore ti sta dicendo questa sera: entra nell'arca della grazia, entra nella Teva, entra nella parola e tu sarai salvato da questa generazione storta, malvagia, perversa, adultera. Verrà il giudizio, ma tu ne scamperai proprio come è scampato Noè. Allo stesso modo tu verrai salvato, perché tu ti fai uno con colui che salva, con colui che giustifica, con colui che dà la vita eterna. Gesù disse: io voglio che siano uno come siamo uno io e il Padre, così voi siate uno con noi. E allora questa sera non ti rimane nient'altro da fare, ti rimane soltanto di mettere in pratica ciò che il Signore ti sta dando, e allora entrerai definitivamente nella sua grazia. Che il Signore ti benedica in questa sera e benedica ognuno di noi. E vorrei terminare con una breve, brevissima preghiera. Se tu stai ascoltando questa sera, chiudi i tuoi occhi insieme a me e vogliamo dire insieme al Signore: Signore, grazie, perché tu sei buono e la tua bontà dura in eterno, perché ancora in questa sera ci hai parlato. E noi crediamo, Signore, che se noi pratichiamo la tua parola, se noi, Signore, ascoltiamo e ubbidiamo alla tua voce, se, Signore, veramente ci lasciamo cambiare e trasformare, Signore, dalla Tua presenza, Signore, noi verremo, Signore, veramente, Signore, salvati, Signore, dal giudizio, Signore, ma ancora di più, Signore, noi, Signore, entreremo nella Tua presenza. Noi entreremo, Signore, nella Tua dimora, Signore, nella Tua casa, Signore. Saremo una sola cosa con Te, Signore. E noi sappiamo, Signore, che la salvezza, Signore, noi sappiamo che la terra promessa, Signore, non è soltanto un luogo fisico, Signore, nel quale noi impariamo a stare bene, Signore. No, Signore, la salvezza, Signore, la terra promessa sei Tu, Signore. E Tu, Signore, sei la cosa più importante per ognuno di noi. Vogliamo vivere alla Tua presenza. Benedici, Signore, veramente ogni fratello, ogni sorella, ogni amico, Signore, e fa che possano prendere una decisione nuova, Signore, di lasciarsi cambiare e di camminare nella tua parola e di entrare definitivamente nella tua grazia. Grazie, Signore, nel nome di Gesù. Amen.